Le tensioni con la Russia potrebbero davvero compromettere la situazione riguardo alle missioni nello spazio? Ma direi di sì, purtroppo è chiaro che lo scontro che è in atto fra paesi occidentali dell'Alleanza e la Russia sicuramente ha messo a rischio diverse missioni. Per fortuna la Stazione Spaziale Internazionale ancora al momento non sembra essere toccata, anche se ci sono state minacce in tale senso. Però invece il futuro sicuramente sì, per esempio doveva partire una missione per Marte dell'Agenzia Spaziale Europea con un vettore russo e ovviamente non partirà. E poi ci sono altre missioni che erano in programma e che saranno cancellate, quindi certamente avrà un impatto e avrà un impatto anche sul futuro dell'esplorazione poi della Luna e di Marte sicuramente. Si parla tanto ora degli investitori privati, potrebbero diventare anche loro protagonisti in un futuro? Ma lo sono già, di fatto lo sono già, i privati hanno cominciato a svolgere un ruolo già da diversi decenni, ma chiaramente in questi ultimi anni hanno assunto un ruolo decisamente più importante, al punto che un privato trasporta gli astronauti della NASA, la NASA non ha più il suo veicolo ma lo affitta da privati. E sempre di più ci saranno missioni semplicemente organizzate da privati. Questo secondo me è un fatto positivo perché sicuramente accelera il processo di innovazione, no? In qualche modo stimola anche le grandi agenzie spaziali come la NASA che sono un po' più prudenti nell'andare avanti e quindi sicuramente ha un apporto positivo. D'altra parte c'è da dire che appunto essendo una gestione di privati bisogna essere certi che vengono rispettate delle regole che valgono per tutti, un po' come succede per il traffico aereo, no? Cioè le regole devono essere uguali per tutti, altrimenti c'è il rischio che qualcuno voglia fare il furbo magari per aumentare i guadagni e metta a rischio la vita degli astronauti o la sicurezza dei voli spaziali. Lei incarna i sogni di tantissimi bambini, come si approcciano quando li incontra? Ma i bambini sono sempre entusiasti e devo dire che in qualche modo ti riscaldano il cuore, no? Vedere tanto entusiasmo. Io in genere, soprattutto quando incontro i bambini delle elementari, la prima domanda che faccio è chi vuole fare astronauta? E non sono molti, cosa molto diversa rispetto agli anni in cui ero ragazzo io, in cui invece il mito dell'astronauta era molto più diffuso. Oggi sono un po' più scettici, però sono sempre molto appassionati perché poi alla fine saranno loro a essere i protagonisti di questa nuova ondata di esplorazione spaziale. C'è stata qualche avventura o disavventura durante le sue missioni? Ma sì, è difficile che una missione vada avanti proprio esattamente come pianificata, c'è sempre qualche piccolo intoppo. Noi ne abbiamo avuto alcuni, ma in particolare ne cito uno perché io ho volato nel 2001 sulla Stazione Spaziale Internazionale, come sapete 2001 si sta nello spazio, e sapete anche che il protagonista era un calcolatore al 9000. Ecco, noi abbiamo avuto una piccola disavventura con un calcolatore che non era Hall, ma era quello che controllava la Stazione Spaziale Internazionale.